Paviaplay.it, accende il tuo territorio. Buongiornissimo pubblico di Pavia Play, ma soprattutto benvenuti in una nuova puntata di Storie e Orizzonti, viaggi, storie di crescita personale e di cambiamento, gruppi, persone che cercano di fare attività e movimenti, che cercano di fare la differenza nel nostro territorio. Questo è quello che cercheremo di scoprire insieme ogni volta, con lo spirito luminoso e con lo zaino in spalla. Andiamo dunque anche oggi a scoprire la nuova storia. Vamonos! Puntata di Storie e Orizzonti su Pavia Play. Oggi finalmente scopriamo una struttura, una realtà ben definita che da anni insomma opera nella città di Pavia, e qua si muove tutto tramite l'arte. Siamo qua con una persona anche abbastanza conosciuta nella città, Tiziano Rossi. Ciao. Ciao Tiziano, benvenuto. Raccontaci un po' dove ci troviamo e cosa significa questo luogo. Vabbè, questo è il Loft 39, che ormai quest'anno compie 5 anni di esistenza, ed è uno spazio che inizialmente era un vecchio cotonificio ai primi del Novecento, poi prestato al mondo artigianale, e da 5 anni, grazie a una collaborazione tra me e la proprietà, è diventato un co-working per l'arte, sostanzialmente per gli artisti, e comunque uno spazio polifunzionale che ospita diverse realtà, dall'acrobatica alla danza, dal teatro all'improvvisazione, la pittura, la fotografia, uno spazio per shooting, uno spazio di incontro, uno spazio di contaminazione. Questo spazio è uno spazio completamente finanziato da fondi privati, quindi è un progetto imprenditoriale che ovviamente ha tutte le sue difficoltà ad andare avanti, perché comunque siamo in una città dove è molto complesso far passare questo tipo di concetto di spazio, di share, di condivisione, però ha trovato un suo equilibrio di sostentamento. Poi ovviamente è arrivato il Covid, che come a tutti sta creando dei problemi, quindi riprendiamo a singhiozzo, nonostante questo avrebbe dovuto essere l'anno della
della verità, ma lo rimandiamo spero ancora di poco, e poi di capire che fine farà questo spazio, cioè che quali tipo di investimenti di futuro vogliamo darvi. Ci sono delle collaborazioni che stanno per partire anche relative ai nuovi mercati, cioè allo streaming, a degli eventi che nascono per pubblici molto piccoli, a delle esperienze immersive. Queste sono tutte cose che credo riusciremo a mettere in atto a partire dall'anno prossimo. Tu in questo luogo ti occupi specialmente di teatro, no? In particolare. Ok, casualmente, questo posto nasce proprio perché 5 anni fa, quando nacque anche Squilibrio Teatro, che è la mia associazione teatrale, stava cercando uno spazio per poter fare i propri corsi di teatro, le prove, e sono imbattuto in un'inserzione, no? su un sito che parlava di questo posto. Sono arrivato, l'ho visto, me ne sono innamorato e ho proposto alla proprietà di fare qualcosa che potesse essere funzionale non soltanto a Squilibrio Teatro ma anche altre realtà. Uno, perché un posto così grande difficilmente qualcuno se lo può permettere. Due, perché mi piace molto il concetto di condivisione, di spazi condivisi con architetture particolari. Niente che abbia inventato io, ma avendo girato molto l'Europa per lavoro, mi è capitato spesso di imbattermi soprattutto in Olanda, in Germania, in spazi simili, e vederlo qui a Pavia mi sembrava un sogno. Mi occupo di teatro qui perché sono anche il presidente di Squilibrio Teatro, che è l'associazione teatrale che è nata 5 anni fa e che proprio in questi giorni sta cambiando il suo assetto in associazione di promozione sociale, ospitando all'interno del consiglio direttivo altre persone oltre a me: Alessandro Imelio, Veronica Vresimonti, Laura Tassi, Francesca Froglia, Vlad Scolari e Laura Casali. Entrano a pieno titolo all'interno del team organizzativo. E qui ci facciamo la nostra attività teatrale formativa, e anche utilizzando gli spazi sopra di noi della Danza Academy, perché gli allievi sono tanti. Poi quest'anno abbiamo dovuto rimescolare molto gli orari, appunto perché dobbiamo andare a recupero di un po' di cose che sono state sospese lo scorso anno. Però sì, questa qui nasce la nostra attività teatrale prevalentemente formativa, e che sta cominciando a entrare anche in un ambito più di produzione teatrale, produzione di performance. Tra l'altro è molto interessante l'equilibrio, perché ogni persona che tu hai nominato si occupa di un ramo specifico all'interno di quello che è il teatro, di quello che è l'arte, no? E nel corso degli anni tu hai visto tante persone piano piano aderire, no? Quindi tu pensi di aver portato una sorta di cambiamento? Come hai visto che il teatro ha cambiato la vita delle persone in una città come quella di Pavia? Allora, sì, noi abbiamo delle personalità molto, molto diverse tra noi, no? Abbiamo, e poi anche professionalità, oltre che personalità, dal vocal coach alla danzatrice, alla dramaturga, alla clown, alla commedia dell'arte, al teatro per ragazzi, alla regia, e cerchiamo di mettere a disposizione degli allievi tutte le competenze in un processo organico di apprendimento che permette ai nostri allievi, che non vengono qui per imparare a fare gli attori professionisti, ma vengono qui per essere, come diciamo noi, agitati culturalmente, nel senso che abbiamo voluto sposare questa definizione di agitatori culturali, perché per noi un corso di teatro è un momento in cui si scopre, si cresce, si cambiano gli orizzonti, si comincia ad attivare un pensiero diverso, un pensiero laterale, proprio per cominciare a utilizzare l'arte anche come strumento di crescita. E questo ci permette anche di avere poi un confronto con chi inizia a fare un percorso teatrale nella nostra scuola, e quindi capire anche che cosa porta il teatro all'interno della propria vita, no? Della vita dei nostri allievi, come cambiano gli assetti nella propria vita, come cambia il modo di relazionarsi con gli altri e di stare. Questo molto spesso è un risultato che otteniamo, cioè le persone ci dicono: ho cambiato proprio il modo di stare con gli altri, di stare con me stesso anche. Ecco, veniamo in qualche modo al dunque, perché non possiamo farne a meno, no? Nel senso, in questi anni di lotta hai fatto tanto, perché già l'Italia non è un paese facile, no? Se vuoi vivere di queste cose, di queste attività,
Però hai lottato tanto e hai ottenuto anche dei risultati, no? Finché poi siamo arrivati a, insomma, alla situazione oppressiva che ha in qualche modo ribaltato tutti noi. E da qua, secondo me, viene una cosa molto importante, che è la manifestazione che si è tenuta poco fa a Milano. Raccontaci un po' come ti ha visto anche protagonista, insomma. Allora, vabbè, io oltre a fare l'insegnante di teatro qui dentro da 5 anni a Esquilibrio Teatro e ad essere un insegnante di teatro da parecchi anni a Pavia, nella vita mi occupo anche di grandi eventi, perché ho portato avanti la mia professione di tecnico dello spettacolo, di lavoratore dello spettacolo, per poi trasformarla in il mio lavoro poi di technical project manager, consulente, progettista di tecnico e logistico di eventi, grandi eventi, mostre, fiere, tutto quello che compone il settore dell'intrattenimento dello spettacolo. Come tutti mi sono ritrovato il giorno 24 febbraio senza più un lavoro, perché stavo concludendo la registrazione di alcune puntate di Io MTV Raps a Milano e sono state sospese le registrazioni, abbiamo dovuto smontare e quindi ho cominciato a vivere questo incubo, no? Cercando di capire se questa cosa sarebbe durata 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane, 2 mesi, 3 mesi, per poi alla fine ad arrivare ad agosto, dove le cose non stavano cambiando, qualche lavoro sporadico, qualche sussidio qua e là, però per il resto ovviamente con tutte le difficoltà di quelli che fanno questo mestiere, quindi senza una meta, senza un futuro, senza capire quando e come poter riprendere a fare il nostro lavoro. Per cui il 23 febbraio, dopo aver visto le immagini del corteo dei fly case a Bilbao, dopo che ovviamente nel settore ogni tanto giravano queste immagini in manifestazioni o comunque dimostrazioni in giro per il mondo, ho deciso un giorno, mentre stavo pensando di riformulare il mio curriculum e renderlo disponibile a un altro settore, ho detto no, questa cosa non deve succedere ora, non posso pensare di dover mollare il mio lavoro oggi, no? E arrendermi all'evidenza. Non ho voluto proprio arrendermi all'evidenza, allora ho mandato alcuni messaggi su WhatsApp e su Facebook a un po' di colleghi, no? Che conosco da anni, amici, colleghi, professionisti con i quali collaboro, visto che noi alla fine veniamo da più parti d'Italia e però ci conosciamo un po' tutti o comunque abbiamo incontri e conoscenze comuni, dicendo facciamo anche noi la manifestazione di piazza, chiamiamola Bauli in piazza, perché i fly case, che in italiano si chiamano Bauli, sono il nostro oggetto fondamentale di lavoro, no? Le nostre casse che contengono scenografie, tecnologie, attrezzi, tutto quello che ci serve per lavorare. A questo appello hanno risposto subito amici, colleghi e non amici e non colleghi, nel senso persone che lavorano nel settore, e abbiamo cominciato a strutturare un percorso per arrivare al 10 di ottobre alla manifestazione che credo molti di voi abbiano visto, e se non l'avete vista o l'avete seguita potete andare in giro sul web, la trovate sicuramente. Manifestazione che per noi era fondamentale diventasse una sorta di vetrina, un mirino, un'evidenziazione di quello che è il settore dello spettacolo. Abbiamo dimostrato in maniera silenziosa, ordinata, seguendo le regole soprattutto e dando un grande impatto mediatico a quello che stavamo facendo, perché le manifestazioni adesso si fanno anche sul web, mi viene da dire soprattutto sul web. Abbiamo dimostrato di essere un'organizzazione, di essere un comparto molto organizzato, molto preciso, in grado di affrontare grandi sfide, di stare nelle regole pur mantenendo la grande capacità e grandi spettacolarità. Questa manifestazione che cosa ha portato? Ha portato a un rinvigorimento di tutte le istanze che altre realtà, che altre associazioni, che i sindacati, che le associazioni di categoria, che i gruppi autonomi di lavoratori stavano portando avanti già da mesi. Ed era un po' anche il nostro obiettivo. Inizialmente il nostro obiettivo era parlare di una riapertura sicura, ovviamente in questi giorni, visto l'acuirsi dell'epidemia, noi ci guardiamo bene dal minimizzare quello che sta succedendo, ma vogliamo continuare a parlare di modelli di riapertura.
e dall'altra parte vogliamo comunque sostenere e combattere per avere i giusti sussidi, cioè per essere sostenuti in questo momento in cui non ci è permesso lavorare. La manifestazione è stata una grandissima esperienza che ci ha portato proprio nella giornata di ieri a incontrare il ministro Franceschini in una call dove abbiamo dedicato un'ora a parlare del settore, a parlare del comparto, a parlare delle problematiche ovviamente in termini generali, per cercare di cominciare a mettere dei punti fissi, per cominciare un dialogo costruttivo che abbia la possibilità di essere scaricato a terra in tempi abbastanza veloci, perché l'emergenza continua e le difficoltà sono sempre di più e sta diventando un'emergenza strutturale. È stata una manifestazione di grande impatto emotivo che ci ha permesso di trovarci in piazza e di sentirci ancora parte di questo settore, di aver voglia di combattere ancora per difendere il nostro lavoro. Quindi insomma sicuramente è servita e avete intenzione in qualche modo di continuare per farvi sentire sempre di più? Sicuramente dopo l'incontro con il ministro ieri abbiamo intenzione di andare avanti a portare le nostre istanze e di spingere per la costruzione di questo tavolo permanente del lavoratore dello spettacolo, perché è un settore assolutamente che ha bisogno di attenzione, perché è un comparto produttivo vero e proprio che genera reddito, ricchezza, PIL, e quindi è importante che venga difeso e salvaguardato, perché il nostro settore è capace in Italia e all'estero di fare la differenza. Quindi sostanzialmente noi vogliamo andare avanti, vogliamo farci ascoltare, e se non ci ascolteranno saremo capaci di tornare in piazza ancora in maniera più incisiva, ancora più persone, perché adesso eravamo 1300 e avevamo 500 bauli in piazza, ma l'obiettivo è di farci ascoltare, se non veniamo ascoltati e non raggiungiamo dei risultati, di tornare in piazza sempre in maniera pacifica, ma in maniera molto spettacolare e che ci permetta di avere tutta l'attenzione che abbiamo bisogno dalle istituzioni e dai media. Mi sembra giusto, sono assolutamente d'accordo. E, insomma, Tiziano, io ti conosco da un po' di anni, anche perché sono stato allievo di Esquilibrio e ho seguito insomma anche le tue lotte negli ultimi mesi. E la cosa che più mi sorprende, che più mi affascina, ed è per questo che ho voluto metterti in Storia Orizzonti, è proprio per il tuo carisma, la tua determinazione, la tua voglia di non mollare. Infatti, nonostante adesso ci troviamo in questo clima un po' orwelliano, e insomma vediamo l'emozione nei tuoi occhi, ma purtroppo non riusciamo a vedere completamente la faccia. Io ti ringrazio e ti direi di concludere il video, nonostante tutto, facendoci vedere che dopo tutti questi mesi, queste lotte, questi sacrifici, mesi difficili, il tuo sorriso non è cambiato. Questo è il mio sorriso. Sì, non me lo devo far togliere. Paviaplay.it. Accende il tuo territorio.